Potremmo dire gli sconfitti e vinti, ma non mi piace, preferisco dire gli amici, vero Rodolfo? Assolutamente sì, è stata una bella stagione perché Alessandro l'anno scorso per me è stato un po' più facile, quest'anno lui è partito molto determinato, infatti mi ha dato sempre filo da torcere e anche quando lui è arrivato primo io stavo sempre dietro lui, però quest'anno lo era molto determinato, non sbagliava mai, io partivo avanti però poi un paio di giri mi passavo perché era molto determinato. Siamo arrivati qui all'ultima tappa con lui 18 punti, era praticamente impossibile, ma io volevo che vinceva lui proprio perché se lo meritava a tutti gli effetti, c'è poco da fare. Però già da ieri gli avevo detto io vincerò la battaglia ma tu vincerai la guerra, gli ho detto, perché questa gara la volevo vincere, infatti l'ho vinta in tutte e due con primo tempo, tutte e due le manche, poi la seconda manche dico c'è ancora 11 punti di vantaggio, quindi va bene così, la vince lui e quello deve succedere, poi il destino ha voluto che questo tecnico la catena gli ha interrotto i fili della centralina, però ero arrivato al punto che volevo proprio non mi passare il traguardo, era più forte di me, non volevo, perché se lo meritava tutto. Ed è vero, c'era grande emozione. Alessandro, già la prima manche non era andata come volevi, c'era un problema al cambio? Sì, già sono due o tre gare che ho problemi al cambio, non sono riuscito a risolverlo, però comunque, come ha detto Rodolfo, questa gara la voglio vincere io, ma non ce la facevo proprio a riprenderlo, già in prima manche. Seconda mancia mi c'era avvicinato, ma niente, questo al motore non ci voleva. Che cosa è successo? È proprio spiegato, perché è una cosa incredibile quello che è accaduto. Ancora bisogna capirlo anche noi. È riuscita a cadere la centralina dal fissaggio e i fili sono in mezzo alla catena. Quindi ancora dobbiamo capire anche noi come è successo. Una cosa bruttissima, però il purtroppo. Peggio è che non ha superato il 70% di gare. Quello è il discorso. Io dentro di me facevo, l'avrà fatto, infatti ho chiesto subito a lei, l'ha vinto, perché... Senti, la vittoria al grande vecchio, largo ai vecchi, aspettiamo i giovani, che dobbiamo fare? C'è un altro anno? Sì. Rispetto per i più anziani, no? È così. Continuiamo ad allenarci tutti e due, perché il prossimo anno è guerra. Il prossimo anno io sono over 40, quindi è peggio ancora. Vado anch'io nell'over 40, dai. Tanto la barba ce l'ho. Se può fare, mo vediamo, faremo una deroga, chiediamo. Grazie, grazie mille. Grazie.